Buongiorno, iniziamo il test driver di questa Nissan Juic 1500 diesel, un motore molto robusto a bassi consumi. Allora, aspettiamo che sto facendo tutto il reset, ok, tutte le spese sono accese, tutte sono regolarmente spente, olio ok, aspettiamo il chilometraggio. Ce lo dovrebbe segnare adesso 138.459. Vetri anteriori elettrici, anche i posteriori. Ok, funzionano tutti e quattro. Bene. Poi abbiamo qui, allora la radio, siamo a muto, così abbiamo spento. Ecco che è cambiato completamente il modo di raccontare noi stessi. Mi puoi dare tutti i... Mi interessava molto. Silvia, posso aggiungere che innanzitutto credo che sia molto interessante fare questo excursus e farlo attraverso un'amicizia di 20 anni nei quali poi sono cambiate Radio, tantissime cose. ok. Abbiamo anche il mezzatore, quello elettronico. La temperatura. Ok. Perfettamente funzionante. Allora, qui vediamo il computer di bordo, cruise control. Direi che è tutto perfettamente funzionante. Volante in pelle, in perfette condizioni, con tutti i comandi al volante, anche la console centrale, strumentazione, pomello. I sedili sono perfettamente sani, con questa sarà chiusa, devo prendere la chiave, ok, ho dato il doppio clic per aprirla tutta,
linee sono perfettamente parallele. La versione ora è un po' più accessoriata, quindi anche il cerchio in lega. Un leggero segno da parcheggio, lieve. Anche i sensori parcheggio posteriori. Ottime condizioni generali. Ok, vediamo le gomme, anche se sembrano molto buone. 7 anteriore destra. Vediamo se sono ancora più nuove. Difatti 8 e 9 posteriori destra. E 5 posteriore sinistra, 6 e 9 anteriore sinistra. Aprendo il vano motore confermo l'integrità della vettura, tutti attacchi originali, non ci sono riparazioni né manutenzione di nessun genere, motore silenzioso, ben equilibrato, assenza di trasudi. Ben pulito, acqua ok, olio liquido, refrigerante, confermo l'ottimo stato della vettura in linea con l'anno e il suo chilometraggio, i suoi 138.000 km. Abbiamo anche un tagliando qui, eccolo qui, fatto da poco, il 5 2020 a 133.000 km.